Tonino contro Yoga Bonito, è il primo match di questo sabato pomeriggio di Silver League edizione 14, settimana e giornata numero 5. Per i ragazzi del sabato, grande serata di ieri in Platinum League, risultati straordinari, partite emozionantissime, direi una delle giornate di Platinum League più avvincenti di sempre. Vediamo un po' invece nel girone del sabato cosa combineranno le 8 pretendenti al titolo. E allora, in un girone dove in questo momento sta comandando la formazione del Montesanto, che è balzata in testa alla classifica sabato scorso e che inseguita dai Galacticos, che dopo avranno uno scontro diretto, Covisian e Morecambe sono poi a 8 e 7 punti, gli Yoga sono proprio a 7, l'FC Tonino con 3 partite giocate, quindi una in meno rispetto, anzi due in meno rispetto a Yoga Bonito, sono a 4 punti. È arrivata la prima sconfitta sabato scorso per 2-0. Contro il Montesanto, che ha guadagnato la testa della classifica. Oggi l'FC Tonino si schiera, intanto si chiama un attimo Jenny De Magistris, col destro prova e porta la testa di Amato. C'è Bottiglieri in porta, al centro della difesa, vediamo un po', non c'è per ora Perrotta che gioca centrocampista. Intanto si è fatto male Amato, che ha respinto la bomba di De Magistris. E allora per ora gioca Jenny De Magistris, difensore centrale, con ai lati Piemonte e Rubinelli. Centrocampo con Perrotta, Miccio che torna, è stato campione dello Sbordone League, Miccio, con l'Inps Eurobet, che poi si chiamò solamente Inps dai playoff in poi. Squadra di Mariano Venosa con Bastiano Bubutu, Marco Savino, c'era Marco Cesareo, Luca D'Angelo e in porta c'era Bianco, Beppe Bianco, li ricordo ancora, campione della quinta edizione dello Sbordone League. E allora, in finale, se non erro, proprio contro i Maceteros. E allora, questo l'FC Tonino, mentre Yoga Bonito... Stavola in porta, c'è Vaino al centro, è un esordio per il difensore centrale che sostituisce Varriale e Panunzio, che giocò la settimana scorsa. A destra oggi gioca Gallotti, a sinistra Amato, ovviamente in porta Stavola, Lucci Mediano, Mezzali Tortora di Napoli, avanti Longo, un po' di turnover per Yoga Bonito, che fanno a meno di Checco, Alessandro Rubino, di Varriale e di Panunzio. Vaino in verticale con Tortora che trova Longo, prova a far muovere Gallotti, oggi in una inconsueta posizione di terzo a destra. Tanto il gimbal si sta smontando, vedo meno stabile del solito, il lancio di De Magistris. Allora, corretta la posizione del gimbal, stava un attimo andando per i fatti suoi di Napoli, ora si muove molto meglio. Ecco Vaino, ma non trova Tortora, allora riparte Miccio, va in verticale, trova Perrotta che gioca molto avanzato oggi. Stiamo vedendo un po' di novità tattiche con Perrotta che non gioca difensore ma centrocampista, abbiamo detto Gallotti che gioca terzo a destra del Yoga Bonito e soprattutto De Magistris. Fa il difensore centrale oggi. E allora Allen dal corner. Cross, secondo palo, svetta Tortora. De Magistris, ultimo uomo, Longo su di lui. Deve ricominciare da Piemonte. Ancora Perrotta, va in verticale, Adamo incolla, Rubinelli, tocco di prima, Stavola, interviene con le mani. Di Napoli, trova Longo, Rubinelli lo attacca, mette un piede sul pallone, Rubinelli la palla è uscita. Amato,
di Napoli, ancora per Amato che era già salito, allora deve rinviare di là trovando Gallotti che ha un controllo verso di Napoli, ancora l'1-2, Gallotti la muove, c'è fallo. Scatti rubati, Iuri, attenzione a Gallotti, tuisce per Rotta, esce poi Vaino che attacca per Rotta, ancora per Rotta, prova a girarsi con l'uomo addosso, torna dietro da De Magistris che si chiude nell'angolo, la tiene in campo, poi però serve Vaino che non è un compagno, esce bene Rubinelli, palla al fratello, prova a girarsi Lucci, combatte poi al volo di Napoli. Lucci mette un piede, anche schioppa, e poi riparte Miccio che scende a destra e sterza, scivola, la tiene, cambia di là verso Perrotta che sale in cielo per agganciare questo pallone, poi corre Piemonte, l'ultimo tocco è il suo. Viene la Borraccia, chiedi un po' se la vuole. Adamo colpisce Miccio involontariamente, allora Tortora, Vaino, Lucci, lungo, tutto in verticale, sarà rimessa per gli yoga con Gallotti, ci mette un po' a battere, ora va, ancora Gallotti, prepara il destro, in due tempi, Bottiglieri con sicurezza, De Magistris, Piemonte col tacco, Gallotti accorcia. Inserimento di Mitch e poi il volo di Peter Pan, Stavola su Rubinelli. Angolo battuto, parte il cross, non la tocca Piemonte, anzi sì la tocca ma all'indietro, poi Gallotti si esagera, palla ancora in aria, Lucci deve rinviare questo pallone, salta Rubinelli, pallone che si spegne e rimessa. Amato dentro, Miccio e Rubinelli chiudono, Tortora si impossessa la sfera, lotta con Rubinelli e Alen Perrotta, va a sinistra, poi taglia il campo e cambia tutto, gran palla, ha capito tutto Piemonte, Lucci in seconda battuta, lungo non la trova, Rubinelli la alza, toccando per Perrotta, il ritmo della partita prova a salire, Lucci sul fondo, anzi palo, sale Miccio, una cannonata. Ora il pallone è per Tortora che cerca di allargarlo a Di Napoli ma mette un piede Rubinelli e allora la rimessa in favore di Amato che va con le mani, cerca Di Napoli che cerca un sinistro in mezzo, trova lungo, alta, alta. Adamo, c'è un contatto, si continua con Adamo che tocca per Perrotta che scende in area di rigore, va giù, tutto regolare, secondo Totonno. E allora Di Napoli, la dama viene anticipato lungo De Magistris, Stavola. Cross di Miccio, salta Adamo. Gira il pallone nella formazione in casacca arancio e maglie rosse. Dentro Tortora cercando Di Napoli, va a chiudere De Magistris, la rimessa è per Yoga Bonito che battono, Di Napoli la tocca, palla a Tortora che va di petto, palleggia e si gira, c'è fallo. Mette in mezzo Tortora, colpo di testa di De Magistris che difende in rimessa. Di Napoli, Vaino, scende Vaino, tocca dentro, la trova De Magistris, Miccio con una banfella verso Perrotta, tocco timido, poi ritorna dietro Di Napoli, Gallotti sistema e da ultimo uomo rischia ma sterza e sale, poi va col destro, Bottiglieri controlla, va giù Miccio, punizione. Tutti i capostipiti, i patriarchi. Caccia fuori De Magistris, prepara la sassata Miccio, mette un piede Lucci,
che si è spostato difensore centrale concedendo a Vaino la mezzala di destra e diventa interno di centrocampo a questo punto Tortora. Miccio che fa un paio di finte. Ai ai ai, va giù la scarpa di Miccio, si è completamente disintegrata. Qua va giù lungo sul pallone Miccio, ai ai ai. È una scarpa a metà, quella che vediamo inquadrata. Dov'è? Fate la scarpa, Miccio. La botta la scarpa. E allora devi un attimo uscire. Miccio. Esordio non fortunato. Ha già riperso, anzi, ci ha già rimesso la scarpa. Che si è aperta completamente, intanto per rotta. Galleggia sulla linea, passa con un rimpallo. Arriva anche Rubinelli ad accorciare. Di Napoli, si gioca veramente dalle mie parti. Lucci. Amato, sciabolata, centrale. Attenzione al taglio. Col petto Piemonte. Mamma mia, che schivata qua, da parte mia. Ancora per rotta con tre uomini addosso. Cerca di passare, lo va a chiudere Lucci lì dietro. Amato riapre, direzione Gallotti. Tocco centrale per Vaino, che però va a chiudersi contro due. Poi si allunga, fondo. Le due squadre non trovano ancora spazio per giocate di qualità e pericolose. 0-0. Rientra Miccio, entra con le Vans. Palla dentro con le mani, colpo di testa chiamato a uscire. Sta arrivando Rubinelli che si concede una rimessa con le mani, col ginocchio Lucci a cacciare via i suoi avversari. Ora De Magistris. C'è un rimpallo, il pallone che esce, la rimessa è per Alen Perrotta. 1-2 con Miccio che gioca col petto, prova a sbattere Perrotta. Si rialza la terra, c'è un... no, non c'è nulla, il fischio veniva dall'altro campo. Il rinvio ancora di Lucci con De Magistris che aveva scosso pallone al centrocampo. Prepara il gran destro! Tortora, lungo, punta, ma non salta Rubinelli. 120 secondi alla fine del primo tempo, siamo sempre 0-0, contatto Gallotti, Piemonte. Secondo me è dubbio l'intervento su Gallotti che... preso una ancata in area di rigore, turno decisissimo. E allora De Magistris non ha chiesto nemmeno ausilio del VAR. Qua il pallone colpito da De Magistris. Amato, Gallotti, Tortora. Apertura per Vaino che ora si è spostato terzo a destra. Giocano un po' ovunque Vaino, partito difensore, è diventato mezzala, ora terzo a destra. Con Gallotti che sale nuovamente al centrocampo. Chissà quando vedremo un po' di sole forte il sabato di Silver. Stagione un po' strana quella di quest'anno. Tanto Miccio va di testa, lotta lì in mezzo al campo anche lungo che risolve con un dribbling. Tortora prova ad accelerare sulla sinistra, carica a testa bassa, ne punta un paio, c'è anche De Magistris, prova col tacco. Ancora Tortora, il cross col mancino, sarà corner l'ultima del primo tempo. Vediamo se la sblocca la formazione Yoga Bonito. Questa situazione di parità, di 0-0, nessun gol fino a questo momento di Napoli. Occhio ad Amato, parte il cross per lui, salta Piemonte, Lucci, salva Miccio, primo tempo 0-0. Tutto fermo perché Perrotta è già in area di rigore avversaria prima del fischio questo secondo tempo. Allora si ribatte, questa è una cosa che in Silver non è mai successa, almeno per questa stagione. Perrotta ride. E allora calcio De Magistris, destro che non scende. Qua c'è un fallo su Rubinelli. Parte Perrotta sul fondo.
Stavo là, va con le mani, trova di Napoli, fa la sponda, allungo, pennella, vai no tutto solo, controllo con un braccio, tutto fermo. Si andrà con le mani di Perrotta che è una frusta in mezzo, poi Gallotti, autopalo, rinvia Lucci. Occhio attacco, la palla è ancora al limite dell'area con Lungo che prova ad difendersi dagli attacchi dell'FC Torino, ancora la catapulta per Rotta con le mani dentro questo pallone, secondo palo, salta Lucci, altra rimessa, palla per Miccio, occhio a Vaino, intervento di De Magistris, un po' attacchendo, giudicata buona, poi il tiro è fuori. Pallancio Stavola, di Napoli la fa rimbalzare e va da Amato, rimpallo su Rubinelli, salta Tortora e mette fuori, un po' in affanno su quella corsia, formazione di Yoga Bonito, con le mani ancora Allen Perrotta, palla dentro, saltano tutti, Lucci concede il, altra rimessa, non un calcio d'angolo. Perrotta, palla dentro, ancora Lucci, ancora rimessa. Non si esce più da questa situazione. Palla ancora dentro, salta Vaino. Lungo, non trova di Napoli. Rimessa affidata a Lungo, torna dietro da Amato. Ancora Lungo. Escono Yoga Bonito con Tortora che si accentra e prova. Qui si erano dimenticati di Adamo lì dietro, che però non è riuscito ad approfittarne. E allora De Magistris alza un altro campanile, salta Amato. Vediamo un po', si ritorna da questa parte con una rimessa laterale. Perrotta, dentro, colpo di testa, a uscire. Miccio sinistro di Vance. E poi Stavola. Di Napoli col tacco Lungo. Ora Gallotti dentro ancora. Rubinelli con Tortora. Amato. Tortora ancora. Si accentra Tortora. De Magistris esce in uscita e recupera. Adamo, taglio di Perrotta. Perrotta in aria, Perrotta l'assist. E Stavola salva su Adamo, ancora Jacopo Adamo sul secondo tentativo, non sbaglia, FC Torino in vantaggio 1-0. Dedica il gol al solito Tonino del Cilento, destro di Napoli. Lancio di Dema, salta Lucci sulla seconda, ancora Adamo. Batte Allen Perrotta, dentro, tutti che saltano, Piemonte col petto, poi prova a volare Lungo contro De Magistris, arriva Varriale che accompagna Yoga Bonito, indisponibile, il lancio di De Magistris, campanile, salta Amato, Rubinelli a caso, Tortora e ancora Rubinelli, si gioca un calcio strano con Rubinelli che svirgola. E poi De Magistris che va a battere il piccolo di Napoli. Batte di Napoli e il pallone non scende abbastanza. Di Napoli, dentro col sinistro, c'è De Magistris in copertura. Tocco d'esterno per Rubinelli, tocco centrale per nessuno. Tortora si rimpossessa della sfera. E ricomincia da Enzo Amato, che va lungo linea da Lungo, che carica a testa bassa, salta il suo avversario, va col mancino! Adamo, controlla col piatto, poi Vaino. Amato sulla sinistra. Miccio non riesce a evitare la rimessa. Si parte con le mani. Perrotta. Lotta, resiste a un paio di urti. Poi scivola sul più bello. Allora
Occhio, falciata di Rubinelli, che chiede scusa. Gallotti col destro. Prova a passarla sotto. Poi arriva Lucci, Tortora ancora. Occhio che se si perde questo pallone riparte Miccio. Pallone che termina in rimessa laterale. Lucci, Tortora. Sciabolata di Lucci centrale. Ottiglieri e poi Piemonte. Adamo per Perrotta. Lungo, passa, mezzo a due, e vada di Napoli, che chiede lo scambio. Ai ai ai, Piemonte quasi abbattuto da un tiro al volo di Lungo, che non trova la sfera ma trova Piemonte. Lancio lungo per Adamo, ma non marcato, sponda dentro, salta Amato. Tortora, scende, Piemonte. Tortora dentro, Gallotti di Napoli, la piazza cosa ha preso? Bottiglieri. Lancio di Gallotti, occhio a Piemonte, poi Micciolo allunga. Tortora l'attende, calcio a Rubinelli, rinvia. Lucci prova l'assedio, la Yoga Bonito con Perrotta di petto, prova a mettere giù in mezzo a tre nel traffico e cerca Piemonte che avanza, c'è Adamo che taglia. Piemonte va da solo. Lucci mette un piede, Piemonte il petto, la palleggia, va da Miccio che accelera e prova a salire. Lungo insegue, sportellate, rimessa, Tonino. Comincia a gocciolare, come se non bastasse l'inverno e la pioggia e non se ne vogliono mai andare. Siamo ormai quasi a giugno. De Magistris! Tortora fa correre Vaino, cerca il dialogo con Gallotti, arriva De Magistris, Vaino non trova un compagno, Adamo rinvia, Lucci di testa verso Stavola, Lungo si abbassa il Tonino, palleggio di Lungo, occhio che qua... Il fallo era di Lungo, infatti. De Magistris 3 contro 2, palla dentro per Adamo, miracolo! Cosa ha preso Peter Pan con la polvere magica? Seconda prodezza di Stavola, questa è venuta benissimo. Con la mano di richiamo. Vaino. Di Napoli così, se ne va via, sombrero ancora e poi viene steso. La tocca al sinistro sul fondo, schema chiamato ma non riuscito. Si lotta, Adamo mette un piede, Amato la punta, poi Piemonte il destro. Perrotta prova a rincorrere questo pallone, lo tiene in campo, lo gestisce, vanno in due su di lui. Rubinelli sbatte su Lungo e poi è rimessa, arbitra all'inglese Totonno. Amato, Saltadema, con le mani Adamo, occhio a questo pallone, Stavola lo raggiunge, sbaglia, Adamo scivola, Tortora, scivola anche lui, ancora Adamo, occhio a Vaino, Adamo destro Stavola. E sbaglia ancora, Miccio prepara il destro di Vance. E poi la respinta, l'assist. Incredibile, succede di tutto, gran palla di Gallotti per Amato. Si risale dall'altro lato, chiude De Magistris, Rubinelli. Occhio, mamma mia, che cosa sta facendo Rubinelli? Se la cava, no, la palla è uscita. Sempre idee molto strane, Lorenzo Rubinelli. Quando indossa scarpini e maglia per giocare a calcio, colpo di testa. Amato si coordina, fa qualcosa di strano anche lui, Miccio la rinvia in avanti. Mirko Stavola ancora centrale, stavolta trova Tortora. Lucci, pennella alto, esce Bottiglieri, rimane in porta, attenzione! Incredibile, palla non entra. Dema,
Salta Lucci, gli deve concedere una rimessa laterale per l'FC Torino in vantaggio di 1-0. Palla dentro, tutto fermo, vediamo un po'. Cabonito che ha già perso 1-0. Occhio a questo retropassaggio, Stavola che non ho capito se l'ha presa con la testa sulla traversa, e poi il lancio di Tortora. Ha già perso 1-0, dicevamo, contro i Galacticos, la formazione degli Yoga Bonito. Impensabile terminare due partite dello stesso girone di Sbordone League con un risultato di passivo di 1-0. Adamo recupera Tortora, che arma il destro al fuori. Ora c'è un corner per Yoga Bonito. Andrà Gallotti, porta il cross, primo palo De Magistris. Tortora ancora, ricomincia di Napoli, prova spazio per il destro, eccolo, è alto. Palla lunga, salta Tortora, si arrabbiano, sarebbe amato con Di Napoli intanto. Un po' di nervosismo, ci sta. Non trova la via del gol. La formazione degli Yoga. Sbaglia la rimessa Piemonte. Contro Mercedes, non si può dire, contro Audi, contro Mercedes. Scambio, triangolo, vai no. E Rubinelli qua si conquista un ottimo fallo. Non male come idea. La rimescola dentro De Magistris. Occhio in quell'area. Parte il lancio sul fondo. Gallotti. Altissimo tema. Lucci di testa. Rubinelli da metri. E poi ancora un altro Rubinelli a buttare queste palle avanti, come se non ci fosse un domani. 1-0. E si difende così, denti stretti e palla avanti. Come il Chievo di Del Neri, ancora Rubinelli. Perrotta. Prova a scendere. Tortora lo recupera. Occhio a questo pallone, viene rinviato avanti. Piemonte. E Dema, Piemonte ha un po' di spazio, si allunga, cerca l'assist per Adamo, Adamo in area destro, Stavola dice di no, si riparte con Tortora, Di Napoli la incolla. Sterzo è tornata Luongo che attacca sulla sinistra, scende Luongo, va da Gallotti, occhio a Yoga, palla dentro, Piemonte, posto giusto, sempre. Sbaglia l'aggancio Gallotti e allora con le mani può gestire la Rubinelli che fa salire il fratello, ma intanto sta nuvola, si è piazzata qua, gocciola. Sbaglia la rimessa Rubinelli. Tortora lungo linea, spinge Rubinelli. Schiappa! Schiappa, quanta manca! Schiappa! Quanta manca! E l'ultima, deve salire anche Stavola nel box, tutti dentro. Lo Yoga Bonito deve salvare la faccia. Vediamo un po', Vaino, cross, rasoterra, in tiro praticamente, Luongo. Rimane alto Stavola, Luongo si gira! L'ha levata Amato, penso. Non so. Corner, non l'ha toccato Amato. Risale Stavola. Gallotti dalla bandierina, parte il cross. Salta Amato. Finisce 1-0. E la seconda sconfitta per 1-0 di Yoga Bonito. Stavolta per mano dell'FC Torino. E allora siamo qua con Piemonte, uno dei massimi esponenti, sì, del catenaccio, sì, dell'FC Torino, che porta alla vittoria per 1-0 contro una squadra che si era ritrovata la settimana scorsa. Oh! E il Chievo si salva il Chievo in Serie A. E allora
Piemonte, diciamo, partita impeccabile, la tua, hai lottato su questa corsia di sinistra, scivolata. Stata dura, ho calci preso anche pulmi, un attimo l'abuso. Calci pulmi, vabbè, l'abuso l'hai subito, però ci sta, però vabbè, tutto sommato un bel 7 da terzo a sinistra per i tuoi. Diciamo anche complimenti a Bottieri, si è cavata benissimo in porta, ha fatto una parata allucinante con la mano destra, anzi con la mano sinistra, tu per tu. E allora l'FC Torino sale a 7 punti in 4 partite, avete ancora un match da recuperare, 2 se consideriamo tutti gli impegni. Allora, grandi premesse per questo campionato, ancora lungo. Nonostante la sconfitta la settimana scorsa, oggi vi siete ritrovati già. Un piccolo incidente di percorso che può succedere. Complimenti, senti una dedica per il 7 in pagella, il migliore in campo della giornata. La dedica alla mia ragazza. Ok, un saluto a Rubinelli. Un saluto a Rubinelli. Ciao, ciao, ciao.